Esce con i tre punti dal comunale Stefano Catania di Mazara Sant'Andrea un cinico Real Avola, bravo a capitalizzare al massimo il gol messo a segno nel primo tempo. I rossoblù tengono poi il ritorno dei padroni di casa che in più di una circostanza sfiorano la rete del pareggio. Un KO pesante e inaspettato per la formazione di Verducci, che perde di fatto imbattibilità casalinga e la possibilità di accorciare posizioni di classifica. La gara, che ha divertito i numerosi presenti sugli spalti, si accende subito e dopo 5 minuti Cariolo ha già l'occasione buona per segnare, ma il suo tentativo di pallonetto non produce l'effetto sperato. Lo stesso Cariolo si rende protagonista 3 minuti più tardi, quando da due passi non riesce a spingere in rete di testa un assist su punizione di Darigo. I neroverdi attaccano a sprombattuto e al 20° si fanno ancora pericolosi con Scarpinato, il cui tentativo dal limite dell'area si spegne di poco sopra la traversa. Passato il momento di difficoltà, il Real Avola prova a mettere la testa fuori dal guscio e 2 minuti dopo si fa vedere per la prima volta dalle parti di Bonarigo con una conclusione di Frittitta, che l'estremo di casa è attento a respingere in corner con un tuffo alla sua sinistra. Il guardiapali di casa però nulla può fare al minuto 22, quando Mastronardi con un perentorio colpo di testa lo supera inesorabilmente, gelando di fatto gli spettatori presenti. Il gol incassato non abbatte i padroni di casa, che provano subito a ristabilire la parità. L'11 di Perdicucci assedia la metà campo avversaria e per 3 volte potrebbe acciuffare l'1-1, ma i tentativi di Cariolo prima, Biondo poi e infine Lucarelli trovano sempre pronto l'estremo avversario Caruso. Nella ripresa si aspetta un Mazara proteso subito in avanti alla ricerca del pareggio, ma in apertura invece è il Real Avola a farsi minaccioso. I rossoblù infatti al minuto 51 sciupano il pallone del raddoppio con Frittitta, che da due passi coglie clamorosamente la traversa. Il Mazara non riesce a sfondare, solo al 78° si fa nuovamente sotto sfiorando il gol con un tiro